Io assisto diversi disabili della zona dell'Aretino. Questi disabili, in seguito ad alcune cause, hanno ricevuto delle somme dallo Stato. Ebbene, quando abbiamo ricevuto queste somme dallo Stato, siccome erano somme soggette al controllo del giudice tutelare, ci siamo chiesti come investirle a favore dei disabili. E ovviamente ci siamo rivolti alle banche e guarda caso ci siamo rivolti proprio a quelle banche che oggi hanno il problema di cui si discute. Ora, la situazione è veramente paradossale perché per poter investire questi soldi, questi denari, che potevano essere 10, 20, 30, 40 mila euro, io per mia prudenza professionale ho chiesto ai miei clienti di andare a rivolgersi prima di tutto alle banche per avere delle proposte. Queste proposte poi sono state sottoposte all'attenzione del giudice tutelare, che quindi le ha vagliate per quello che poteva vagliare guardando i documenti. Ma non contento di questo, abbiamo chiesto anche la ratifica della Procura della Repubblica. Quindi, dopo che il giudice tutelare ha autorizzato gli investimenti, poi c'è stato anche il controllo della Procura della Repubblica che a sua volta li ha ratificati. Quindi a questo punto ci siamo trovati che queste povere persone, ripeto, genitori di incapaci, hanno investito i soldi ottenuti dopo magari 5-10 anni di cause in obbligazioni subordinate o comunque purtroppo prodotti che non offrivano alcuna garanzia. Allora, adesso la mia domanda è questa. Io potrei fare una denuncia per circonvenzione di incapace o potrei fare una denuncia per circonvenzione di magistrato o una denuncia per circonvenzione di procuratore della Repubblica? Cioè, quanti sono stati? Non so se questo problema si è posto in Parlamento, ma ecco, lo sottopongo ai parlamentari che ci hanno fatto il regalo di essere qui presenti perché si possa discutere anche di questo. Grazie. Grazie mille, la invito veramente a mandarci qualcosa di più specifico, se è uscito qualche articolo di giornale ci sarebbe veramente utile perché almeno facciamo un'interrogazione anche su questo, perché non si può più parlare di truffa. Cioè, era così conclamato il fatto che comunque dovessero essere titoli sicuri che praticamente anche i giudici si sono fidati. Ma perché l'obbligazione in Italia, ma soprattutto l'obbligazione di una banca, era considerata comunque una cosa sicura. Chi poteva dire che non era sicura l'obbligazione di una banca? Anzi, avrebbe magari rischiato di essere magari perseguitato per reati riguardo alla reputazione della banca. Perché anche se pensiamo noi in Commissione Finanze, non abbiamo tutta questa libertà di parlare, perché temiamo spesso di mettere in cattiva luce il sistema bancario. Noi lo facciamo, ma vediamo gli altri che stanno veramente zitti per paura di tirare fuori delle cose che in realtà è giusto che tutti sappiano, come ad esempio il fatto che le banche prestano soldi quanti ne ricevono di raccolta. È una cosa molto grave. Praticamente le banche raccolgono 100, prestano 100. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che se tutti quelli che hanno dato 100 alla banca dovessero andare a ritirarli, non ci sono i soldi. Ed è una cosa grave, ma nessuno lo sa, cioè nessuno lo sa, probabilmente non ci pensiamo. No, io prima di entrare in Commissione di Finanza non ci pensavo a questo. Pensavo che i soldi che la banca presta fossero soldi che ha da parte, che ha messo da... Invece non è così. Quindi il sistema bancario è molto delicato ed è a rischio. Ed è a rischio. Le riserve sono poche. Le riserve sono poche. Quindi veramente noi faremo un'interrogazione su questo. Ci scriva proprio su... Ok, e ce la facciamo. In altro, in più stiamo preparando, come diceva Alessio, un mini sito, un sito internet nel quale vorremmo raccogliere veramente tante informazioni per gli obbligazionisti e azionisti, ma soprattutto anche per tutti gli altri cittadini, per riuscire a capire qualcosa in più in modo semplice sul sistema bancario, su quello che è successo con le quattro banche e su come comportarci da qui al futuro, perché veramente la cosa sta diventando veramente molto delicata, troppo delicata, e il fatto che comunque i cittadini abbiano paura ormai a portare i soldi in banca è veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra.